Allora, due uscite molto pericolose, quelle uscite, sai benissimo, Maia, o davanti o di là. Sì, sì, succede nella confusione, succede, però bisogna essere sicuri. Sicuramente siamo qua per migliorare. Devo migliorare il più in fretta possibile, anche perché comunque il tempo stringe. Però io penso che si possa migliorare. Ma soltanto quelle due uscite di oggi, perché tutte le altre partite sono state anche partite che hai salvato la situazione, ma oggi ci hai fatto un po' che... però ha fatto un intervento anche basso, abbastanza risolutore. Infatti io parlo soltanto sulle ultime uscite, perché il resto ha salvato il risultato, ha salvato il pari punto, però l'ha salvato. Questione di altezza. No, no, per me è questione di andare là un po' più di cattiveria e senza aver paura. Non devi avere paura. No, sinceramente non ho paura, perché comunque si può sbagliare, io penso che si può sbagliare, lo fanno in Serie A, non penso, cioè, perché non lo posso fare io. È solo che un po' più di cattiveria non fa male. Senti, un punto guadagnato sulla zona play-out oppure un'occasione persa per cercare di guardare un po' più su? Secondo me è più un punto, cioè ci può guardare prima, prima i play-out, perché comunque la nostra abilità è salvarci. Poi se vinciamo un po' di partite vediamo, cioè, pensiamo domenica dopo domenica, quindi più partite vinciamo più punti facciamo. Qual è stata la difficoltà più grande che avete incontrato oggi contro questo avversario? Secondo me non abbiamo avuto grosse difficoltà, secondo me sono stati bravi loro in difesa sulle nostre palle gol, perché se non vado errato abbiamo creato 8 palle gol. Il portiere, la difesa si sono comportati bene, d'altronde hanno fatto il loro lavoro, un po' di fortuna non ci avrebbe fatto male. Quindi solo la fortuna è mancata lì davanti? Secondo me è un po' di fortuna, è un po' più di cattiveria, la palla sarebbe entrata. Invece la tua prestazione positiva, come la valuti? Ecco? Una parata, non ho fatto niente di che. Beh, però una parata sicuramente decisiva. Potenza, a Potenza non ho fatto niente, sono stato in vacanza, oggi qualcosa l'ho fatta. No, Potenza ha fatto un'uscita solo 0-0 preciso. Perché dice non ha fatto niente? Solo 0-0 nel fango, lì è scivolato. E ha dato io la pace. Anche ti alti, se no. Senti, una questione di concentrazione per quanto riguarda insomma la squadra, che è proprio a metà, cioè della classifica. È vero che non è raggiunto ancora l'obiettivo della salvezza, è vero che anche volendo guardare più in alto ci sono parecchi punti da giocare. Però c'è il rischio col passare, diciamo, delle domeniche, anche giocando sempre solo gara per gara, no? Di perdere un attimo il mordente o magari anche di subire inconsciamente la maggiore fame di squadre che lottano per andare su o lottano per salvarsi, perché sono le schiave. Secondo me non c'entra niente, diciamo, se viene l'Ischia, se viene in Potenza, secondo me è questione di mentalità, sicuramente ci siamo, secondo il mio parere ci siamo, bisogna solo essere più incisivi in alcuni casi, più cattivi. Mi fa onore sentire che non hai paura, hai preso l'Ischia a Potenza, che giocate con uno spirito ben preciso, mai girarsi la gamba dietro. Senti, un pensiero sulla prossima a Matera. Sicuramente la prima cosa è intitolano la curva a Franco Mancini. La gradinata. Non so dire, è indeciso. Sicuramente questo è un grande onore. Poi a proposito di questo, scusi, ci puoi ricordare un po' il periodo che l'hai avuto, non dicevi, con il tuo allenatore, okay? Puoi ricordarci un pochino quel periodo, cioè tu che magari l'avevi sempre apprezzato, visto proprio come beniamino, come io, no? Averlo proprio come allenatore, insomma, com'è stato? È stato bellissimo, perché comunque era come un sogno stare lì, perché era un sogno, sinceramente, stare con Zeman. È stata una bellissima sensazione, il mister poi era una grandissima persona, un grandissimo allenatore, secondo il mio parere, anche. Bella sensazione. Il consiglio che ti dava sempre qual era? Il consiglio più forte che ti ha dato? Stare sempre alto, come giocava lui, non aver paura.
Passa la palla, Piero. Solo una cosa volevo chiedere ancora, è sulla partita insomma di Matera. Non faccio giri di parole, insomma, sembrerebbe un po' l'ultima possibile chiamata guardando la classifica per guardare in alto. Se vi riesce un po' il passo, magari accorciate, scompaginate un pochino, insomma, qualcosa. Vediamo prima, perché comunque noi andremo per vincere. Non è che sta terza in classifica e andiamo per prenderci parecchio. Noi andiamo per vincere. Poi purtroppo se sono più bravi loro, vincono loro, se sono più bravi noi, vinciamo noi. Poi comunque noi ci metteremo cattiveria e vogliamo vincere a tutti i costi la partita. Dove ti senti, se ti senti insicuro ancora in qualcosa, dove ritieni che devi migliorare di più? Insicuro non mi sento sinceramente, perché ogni cosa che faccio sono sicuro. Però devo migliorare un po' sulle palle alte, è un po' la mia pecca. Noi quanti la misura è più grande? Non comunque fra due ore potrebbe essere quarto o quinto, ma non terzo, che Monopoli ha cominciato da 5 minuti a giocare, c'ha 47 come Matera e Bicelli. Avendo perso lo scontro diretto col Bicelli, sia pure a tavolino, il Matera sarebbe quinto, anche se sul campo ha fatto 3 punti in più di quelli che vengono calcolati. E quindi come punti fatti è la terza squadra. Purtroppo essendo una squadra che sta sopra di noi, quindi dobbiamo lottare come tutte le squadre, perché comunque tutte le squadre bisogna entrare sempre concentrati, perché come abbiamo visto oggi, il San Antonio Abate sta giù e pure siamo andati a prendersi il punto qui a Foggia. Possiamo andare a Matita, possiamo vincere. Lo prendono perché noi ci svegliamo al quarto d'ora fine. Se per un'ora noi dormiamo. No, vabbè, il primo tempo l'abbiamo dominato, secondo me. Siamo arrivati con Palazzo sotto porta, abbiamo avuto tre volte. Purtroppo siamo sfortunati, è un po' più di cattiveria, sicuramente ci farà finire. In settimana sicuramente qualcosa cambierà. Va bene, okay. Passiamo. Grazie.